Oggi è il giorno delle pulizie e il mio compito è occuparmi della spazzatura. In una famiglia numerosa come la mia, la mole di lavoro può essere pesante. Nessun problema, se ognuno dà il suo contributo. Io ho finito! Oh, ognuno di noi tranne Lenny. Un momento, fate in due lo stesso lavoro. Siamo in tre. Tristezza. L'Audrice nel passaggio! Touchdown! Non mi sembra molto corretto. Polvere in arrivo, fratello! Ecco il regalino da Chart, consegna speciale da Cliff e posta aerea da Walt. E quella di Geo? Oh, gli ho insegnato a usare il bagno. Per te questo non è un lavoro, è un hobby. È caduto di nuovo nel water. Aspetta, piccolo, la mamma sta arrivando! Che ne dici di darmi una mano? Non lo vedi che sta facendo il bucato? Che tesoro, Bobby! Accidenti! Ehi, amico, che ti ha preso? D'accordo, sorelle, ascoltate! Ho come l'impressione di essere il più sfortunato in questa casa! Ti riferisci ai capelli bianchi? Sono belli, assomigli al nonno! Non sto parlando dei miei capelli, mi riferisco ai lavori di casa! Il mio è molto più duro dei vostri e non è giusto! Ma dai, i nostri compiti sono duri quanto il tuo, se non ancora di più! Oh, davvero? Guardate Lisa, che cavolo sta facendo? Oh, mi dia un momento, Jenny. Tengo la contabilità a Lincoln. Mi ascolti, voglio che torni quell'addebito. Non credo che qualcuno in questa casa abbia comprato un'auto a Saskatchewan. Beh, se credete che le vostre mansioni siano così dure, sono certo che qualcuno farà cambio con me. Scordatelo, Lincoln. L'equilibrio è già delicato in questa casa. Se cominciamo a scambiarci i compiti, potremo sollevare un vero e proprio vespaio. Che ci sarebbe di male? Sono belle le vespe. L'avete voluto. 1, 2, 3! Senza pulizie mi sento un re! Che caspiterina stai facendo? Sono in sciopero finché qualcuno non accetta di fare cambio. 4, 5, 6, 7, 8! Addio rifiuti, è il mio motto! E che ci faccio ora con questa pupù? 9, 10, 11, 12! Porti fuori i residui atomici! Ma vuoi smetterla di parlare in rima? 13, 14, 15, 16! Tesoro, dobbiamo intervenire. Oh, non ancora. Voglio vedere che rima trova con 16. E poi dovremo lasciare che se la cavino da soli, così impareranno qualcosa. Buona idea. In questo caso il signor Papi Puzzle torna a fare il suo puzzle. Non eravamo d'accordo che non avresti più usato questo nomignolo?